Buon pomeriggio, ben trovati. Primo appuntamento con il TG Oggi News. 4 miliardi 200 milioni di euro per la provincia di Salerno e poi, nell'ambito di queste risorse imponenti, 970 milioni di euro solo per il comune capoluogo. A dirlo e a snocciolare questi numeri, questa mattina nella sede del Genio Civile di Salerno, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Vediamo il servizio. 970 milioni di euro per Salerno città, 3.235 milioni di euro per la provincia di Salerno, non meno di 10.000 posti di lavoro ed uno slancio per il destino produttivo del territorio salernitano. Sono 4 miliardi e 200 milioni le risorse stanziate dalla programmazione dei fondi europei e dal patto per la Campania, presentate questa mattina dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sede del Genio Civile di Salerno. Un'occasione storica, come ha voluto definire il governatore, per ridisegnare un futuro produttivo per i nostri territori, dalla viabilità al fronte del mare, passando per il completamento della cittadella dello sport e il prolungamento della metropolitana leggera, dall'aeroporto di Pontegagnano all'università di Fisciano. Sono proprio tanti i progetti in cantiere, previsto anche il restyling di Corso Vittorio Emanuele per un totale degli interventi che sfiorerà il miliardo di euro soltanto per la città di Salerno. Diversi gli interventi strategici per il comune capoluogo, che avrà l'opportunità con questi fondi di definire il tessuto produttivo con uno sviluppo coerente della risorsa turistica. Nell'elenco delle proposte verrà rifinanziato il ripascimento del litorale, quindi della spiaggia su tutto il lungomare di Salerno fino a Pontegagnano. In pratica, ha detto De Luca, moltiplichiamo per 100 l'intervento che abbiamo già fatto sulla spiaggia di Santa Teresa. Sarà finanziato il completamento del palazzetto dello sport, che è l'unica delle grandi di opere rimasta incompiuta. Avremo la possibilità di estendere la metropolitana di Salerno fino all'aeroporto di Pontegagnano. La regione rileva l'aeroporto che hanno fatto fallire, quindi nella ricapitalizzazione che faremo la regione assumerà la maggioranza. Per quanto riguarda la mobilità, raddoppiamo la Salerno-Avellino, un programma imponente di investimenti consistente anche per la provincia, per la quale sono destinati 3 miliardi e 200 milioni di euro per la mobilità e la sostenibilità delle due costiere, per la depurazione delle acque, per la metanizzazione del Cilento, per il collegamento stradale veloce tra l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e la variante alla statale 18 da Contursi ad Agropoli. Saremo chiamati ad uno sforzo gigantesco dal punto di vista progettuale, amministrativo ed organizzativo, ha sottolineato De Luca. Ci sono le risorse, ma tutto dipenderà dalla capacità di organizzazione e dalla concretezza amministrativa di saper cogliere questa opportunità storica. Mi auguro, ha concluso De Luca, che Salerno sia in prima fila nella sfida per l'utilizzazione dei fondi europei. Abbiamo anche avviato una semplificazione burocratica che andrà avanti. Anche gli investitori devono essere pronti ad avanzare progetti da realizzare con capitali privati. Dunque, numeri imponenti, come si diceva nel servizio. Chiara, ovvia, naturale la soddisfazione al termine della conferenza stampa registrata con il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, che sa bene che quella che sta per aprirsi è una stagione importantissima per il futuro della Campania e ovviamente a cascata della provincia e della città di Salerno. Vediamo. Partiamo da 4 miliardi e 200 milioni di euro per la provincia di Salerno e poi, nell'ambito di queste risorse davvero imponenti, destiniamo 970 milioni per il comune capoluogo. È un'occasione storica per ridisegnare un futuro produttivo per i nostri territori, per creare non meno di 10.000 posti di lavoro. C'è un rapporto conosciuto fra risorse da impegnare nelle opere pubbliche e ricaduta occupazionale. Parliamo dunque davvero di un bilancio occupazionale straordinario che possiamo determinare e parliamo soprattutto di una riqualificazione ambientale
che può fare di questo nostro territorio uno dei luoghi più interessanti dal punto di vista dello sviluppo turistico. Dal punto di vista delle opere singole, almeno per quanto riguarda la città, il comune capoluogo, finanziamo il ripascimento del litorale, quindi la spiaggia su tutto il lungomare di Salerno fino a Ponte Cagnano. In pratica moltiplichiamo per 100 l'intervento che abbiamo fatto sulla spiaggia di Santa Teresa. Finanziamo il completamento del palazzetto dello sport, che è l'unica delle grandi opere che è rimasta incompiuta. E avremo la possibilità di estendere la metropolitana di Salerno fino all'aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. La regione rileva l'aeroporto che hanno fatto fallire, quindi nella ricapitalizzazione che faremo la regione assumerà la maggioranza. Completiamo il collegamento fra metropolitana e università, raddoppiamo la Salerno-Avellino. Credo che sia davvero un programma imponente di investimenti. La stessa cosa per la provincia, confermiamo grandi opere, confermiamo grandi progetti, confermiamo grandi assi viari con alcune cose particolarmente interessanti, la viabilità nella costiera amalfitano-sorrentina, la metropolitana leggera nell'agro sarnese-nocerino, tutta la viabilità del Cilento. Saremo chiamati ad uno sforzo gigantesco dal punto di vista progettuale, amministrativo ed organizzativo. E tuttavia la sfida è questa. Adesso le risorse le abbiamo, dipenderà dalla capacità di organizzazione e dalla concretezza amministrativa saper cogliere questa opportunità storica. Le regole che abbiamo stabilito saranno rigorose e varranno per tutti, per Napoli, per Salerno, per Avellino, per Caserta e per Benevento. Chi non sarà in grado di spendere queste risorse le perderà, perché tempo da perdere non ne abbiamo, quindi o si sostituirà la regione o le risorse saranno spostate su altri obiettivi e su altri territori. Mi auguro ovviamente che Salerno sia in prima fila nella sfida per l'utilizzazione dei fondi europei e mi auguro che ci sia un'amministrazione in grado di spendere le risorse e di aprire i cantieri, oltre che di chiacchierare. Ma credo che saremo in grado di vincere questa sfida. Mi interessa sottolineare che è un'occasione storica, non tornerà mai più. E a proposito di grandi opere a Salerno, la Cassazione ha accolto in pieno il ricorso presentato dalla società Crescent SRL, ricorso relativo ad alcuni aspetti dell'ordinanza del riesame che aveva già provveduto a dissequestrare il cantiere. In particolare è stata ribadita l'insindacabilità del giudice penale quando c'è un giudicato amministrativo e il pagamento degli oneri di urbanizzazione di Piazza della Libertà che non sono tenuti da parte della società appaltatrice. Vediamo. Era il passaggio più importante, il più atteso, in modo particolare dalla società, e ora che è arrivato si andrà avanti senza più indugi, remore e tentennamenti. Con sentenza definitiva la Corte Suprema di Cassazione si è espressa sui due ricorsi pendenti relativi alla costruzione del Crescent, l'emiciclo progettato dall'Archis Albofil, simbolo della riqualificazione di Salerno e da sempre, dal giorno della sua progettazione, motivo di aspra e forte contrapposizione. La Cassazione ha accolto in pieno il ricorso presentato dalla società Crescent, ricorso relativo ad alcuni aspetti dell'ordinanza del riesame, ovvero l'insindacabilità del giudice penale quando c'è un giudicato amministrativo e il pagamento degli oneri di urbanizzazione di Piazza della Libertà. Due aspetti assolutamente rilevanti in quanto per quel che concerne l'insindacabilità del giudicato amministrativo si pone fine al rimbalzo di responsabilità che da sempre accompagna la vicenda costantemente sospesa tra il profilo penale e appunto quello amministrativo. Per quel che riguarda invece il pagamento degli oneri di urbanizzazione di Piazza della Libertà, il giudicato della Corte Suprema di fatto libera i costruttori dall'obbligo di dover corrispondere alla cassa del Comune ulteriori 6 milioni di euro, come invece aveva stabilito il Tribunale del Riesame di Salerno allorché dissequestrò l'edificio. Contemporaneamente è stato dichiarato inammissibile il ricorso della Procura che impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame nella parte in cui ha disposto la revoca del sequestro preventivo della struttura. Come si legge nel dispositivo, la terza sezione in Camera di Consiglio ha infatti annullato con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Salerno e dichiarato inammissibile il ricorso del PM che invece chiedeva un nuovo sequestro del cantiere. Partita chiusa, ora l'attesa è tutta per verificare i tempi di completamento della struttura ed è ovvio a questo punto che la società Crescent, anche in forza di quanto stabilito dalla Cassazione, abbia tutta l'intenzione di accelerare i tempi per arrivare alla chiusura dei lavori nel più breve tempo possibile, 18 mesi al massimo.
Voltiamo pagina. Partirà domani mattina alle 9 da Piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione centrale a Salerno, il corteo contro le fonderie Pisano, organizzato dai comitati che da anni si battono per la chiusura del contestato stabilimento di Fratte. Il corteo al quale parteciperanno, oltre agli attivisti, anche tanti salernitani, e non soltanto del quartiere di Fratte, dove è più sentita anche tragicamente vissuta, se vogliamo, la vicenda, intende ancora una volta sensibilizzare le istituzioni su una vicenda che ormai non può più essere derubricata o peggio ancora snobbata. Prova ne è la massiccia partecipazione prevista per domani al corteo organizzato dal Comitato Salute e Vita da parte di numerosi esponenti politici. Sarà presente ad esempio il candidato sindaco della Sinistra di Tutti, Giampaolo Lambiase, ma ha dato la propria adesione e sfiderà tra i manifestanti anche Gianluigi Cassandra, ex presidente del Consorzio ASI, che proprio durante il periodo trascorso alla guida del Consorzio ha partecipato a numerosi incontri con la proprietà pisano per discutere della localizzazione dello stabilimento. E proprio questa mattina abbiamo raccolto le impressioni di Gianluigi Cassandra proprio sull'argomento Fonderie Pisano, in particolare sulla delocalizzazione del sito. Cassandra, sei stato il primo a dare pieno e incondizionato appoggio ai comitati per il corteo che si terrà nella giornata di domani, corteo di protesta contro le Fonderie Pisano. Perché? Grazie per aver ricordato questo. Vorrei anche ricordare che sono stato il primo a dare un valido apporto quando 2 anni fa comitati e proprietà sono venuti al Consorzio ASI a chiedere spazi per dislocare le fonderie. Insieme abbiamo individuato degli spazi veri, degli spazi in cui le fonderie potevano essere dislocate. Riteniamo che il diritto alla salute dei cittadini viene al primo posto e quindi innanzitutto salute e il diritto alla vita, il diritto a vivere. Dopo viene ovviamente anche il sacrosanto diritto al lavoro, ma non ci può essere lavoro se non c'è vita, quindi la salvaguardia dei cittadini, il rispetto delle leggi, che sono leggi serie, leggi importanti che l'azienda deve rispettare per salvaguardare questo diritto inalienabile. Ecco, dicevi 2 anni fa si è cominciato a ragionare di dislocamento delle fonderie Pisano. Poi che cosa è successo? Perché questa pratica si è incagliata? Ma è successo perché da un lato non è facile spostare, dislocare un'azienda così importante da un giorno all'altro, ovviamente, quindi occorre individuare un'area dove poter dislocare un'industria così importante. Noi l'avevamo individuata, e in particolare gli ex fonditori sembrava che potesse essere un'area interessante per tutti, Bellizia, anche perché era quella meno con una densità abitativa meno importante rispetto ad altre, ad esempio proprio nel cuore dell'area industriale invece di Salerno città, che avrebbe poi provocato di fatto gli stessi problemi che provocano l'attuale posizione delle fonderie Pisano. Però ecco, diciamo, poi non si è fatto vedere più nessuno all'epoca, quindi poi non se ne è fatto più niente, ma noi siamo rimasti e credo che la proprietà dell'ASI e la nuova presidenza dell'ASI sia comunque non sorda a una problematica del genere, quindi al di là di chi è il presidente. Ecco, in una campagna elettorale che in questi giorni sta evidentemente decollando anche dal punto di vista dialettico, il profilo di Gianluigi Cassandra, che è sempre stato un profilo molto british, molto low, ecco, come va in qualche modo a configurarsi? Ma noi crediamo che col nostro profilo basso, mi fa piacere questo low profile che tu dici, però è un low profile che dà fastidio un po' a tutti, a destra e a sinistra. Sinistra ci bastonano in tutti i modi con posizioni veramente campate in aria, fumo negli occhi, perché chiaramente non vogliono che entriamo né da sindaco né da consigliere comunale nel palazzo di città, ma il problema è anche a destra, perché il nostro è un elettorato di destra che riconosce in noi la novità all'interno del centrodestra e soprattutto non va a premiare una classe politica di centrodestra che in 15 anni, se non di più, non ha fatto veramente nulla, niente, zero assoluto. Quindi vedono in noi la novità e ci stanno premiando.
Domani mattina, proprio in occasione del corteo indetto dal Comitato Salute e Vita, sarà sospesa la campagna elettorale del candidato sindaco Dante Santoro, proprio in virtù della presenza in contemporanea, nella giornata di domani, di un evento particolarmente sentito e atteso nel comune capoluogo. 96 candidati in campo per sostenere la sfida di Dante Santoro, il giovane aspirante sindaco della città di Salerno che il giorno dopo aver sollecitato, come lui li ama definire, i candidati alternativi a sottoscrivere un patto di impegno e di coerenza, ha rimarcato i punti di forza del suo programma elettorale presentando i candidati delle liste presso la sede del comitato elettorale, il punto di ascolto di Corso Garibaldi a Salerno che si affianca a quello di Via Trento nella zona orientale della città. Mentre domani mattina la campagna elettorale del candidato sindaco sarà sospesa alla luce della partecipazione di Santoro alla manifestazione contro l'attività delle fonderie Pisano, indetta dal Comitato Salute e Vita, si infittisce il calendario di appuntamenti nei quartieri. Da domenica si è compiuto un vero e proprio miracolo politico per Salerno. Un gruppo di cittadini, tanti giovani, hanno presentato ben 3 liste civiche per le comunali a Salerno. Non era mai successo prima. Lo stesso lavoro che abbiamo fatto noi da soli, l'hanno fatto intere segreterie di partiti, le solite facce, la solita vecchia politica, invece noi l'abbiamo fatto da soli con tanta gente nuova e tanti giovani. 96 candidati, quindi c'è l'imbarazzo della scelta per vedere qual è il consigliere che la gente vuole portare al comune con la nostra squadra. E oggi li presentiamo le 3 liste ed è bello vedere tante persone che stanno apprezzando il nostro impegno civico. E stamattina siamo qui per parlare anche un po' di programmi e dei prossimi appuntamenti. Tante figure professionali, un impegno per la città di Salerno, si scende in campo e si comincia a verificare un po' le esigenze dei quartieri. Sì, la cosa bellissima è che tanti giovani stanno partecipando a questa campagna elettorale e tanta gente nuova. Pensate che la nostra lista Giovani Salernitani, per la prima volta nella storia delle comunali a Salerno, è con una media di età che va sotto i 30 anni, a precisamente 27 anni. Poi siamo anche pieni di esperienze. Abbiamo incarnato il vero patto tra generazioni con altre 2 liste civiche dove ci sono persone che invece hanno vissuto le varie fasi della città e con questo gruppo di candidati stiamo raccogliendo le istanze dei cittadini con un vero e proprio tour nei quartieri fatto da banchetti e gazebo che stiamo organizzando in varie zone della città. Ieri abbiamo iniziato con la zona Carmine, oggi proseguiamo con un banchetto a lungomare fino al fine settimana che ci vedrà anche nei rioni collinari a raccogliere le esigenze delle persone, le segnalazioni e le idee dei cittadini, perché ricordiamo che per la prima volta a Salerno sono i cittadini a comporre il programma insieme a noi, partecipando anche alle attività e portando le loro idee sul sito lafabbricadelleideesalerno.it. Come diciamo noi, il 5 giugno, piuttosto che un'elezione, sarà un referendum, perché chi vota noi dice no alla vecchia politica e sì al cambiamento. La cronaca, arrestati nella giornata di ieri 2 giovani spacciatori che operavano nelle zone di Mercatello e del quartiere Europa a Salerno durante una normale attività di controllo. I falchi della questura di Salerno hanno riconosciuto e arrestato un 29enne pregiudicato, arrestato proprio mentre consegnava la droga al suo acquirente. Il 29enne è stato poi trovato in possesso di 10 dosi di cocaina. Arrestato anche un 22enne, trovato invece in possesso di un panetto di 100 grammi di hashish, 34 dosi di cocaina e 1000 euro in contanti. Il giovane ha provato a tentare la fuga, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti in moto. È stato presentato questa mattina nella sala del gonfalone di Palazzo di Città a Salerno il progetto Una scuola per il Benin, in partenariato tra gli altri con il Consolato del Benin a Napoli, il Comune di Salerno e le associazioni Mentoring USA Italia Onlus. Vediamo il servizio. Costruire una scuola per il Benin ed implementare il primo programma mentoring in Africa, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e del disagio giovanile. È stato presentato questa mattina nella sala del gonfalone di Palazzo di Città a Salerno il progetto Una scuola per il Benin, in partenariato, tra gli altri, con il Consolato del Benin a Napoli, il Comune di Salerno e le associazioni Mentoring USA Italia. Il progetto è diretto a promuovere una raccolta fondi per costruire una scuola e consentire a tanti bambini africani
di studiare ed emanciparsi rimanendo nel proprio paese. Nel progetto anche lo sviluppo del primo programma mentoring in Africa per guidare durante il percorso scolastico i bambini che saranno affiancati da volontari mentori che se ne prenderanno cura e li sosterranno infondendogli stima e fiducia in sé. Abbiamo praticamente deciso di metterci insieme. L'obiettivo, cari amici, è quello di sostenere questo progetto per realizzare una scuola in quel paese, permettere a questi ragazzi di rimanere lì, di poter crescere, studiare e quindi, come dire, avere una proiezione nel futuro. Ma non basta. Quando il console mi ha detto ma facciamo anche un programma mentoring, avete questo bel percorso educativo che aiuta i ragazzi, li motivi alla scuola, e ho detto console ma in Africa non ci sono le scuole, bisogna prima fare le scuole. Poi ho riflettuto, ho detto in effetti il console non dice una cosa sbagliata, possiamo fare la scuola e possiamo aprire anche il primo programma mentoring, perché ci sono tanti ragazzi che vanno a scuola ma poi non si motivano e vanno via, fuggono dalla scuola, e in quella comunità c'è tanta gente che li schiavizza, questi ragazzi dipendono e diventano schiavi, diventano operatrici del sesso. Allora ecco che il programma mentoring è utile, perché formeremo dei volontari in quella zona, li affiancheremo ai ragazzi e daremo a questi bambini lo stimolo giusto per crescere. Nessuno li abbandonerà, li terremo vicino a noi. Come si concretizzerà questo progetto e soprattutto quando pensate di poter realizzare questa scuola? Il progetto è già partito, ci siamo dati 6 mesi di tempo, dobbiamo raggiungere 30.000 euro. È una somma minima per poter riaprire la scuola e iniziare poi a costruire, a realizzare un programma mentoring. Chiaramente qui ci vuole la sensibilità di tutti, in un momento di crisi globale dove si critica fortemente il fenomeno migratorio, questo è veramente un progetto, permettetemi, consentitecelo, veramente pensato bene. Facciamo stare i ragazzi in quel territorio, aiutiamoli a crescere, hanno tanto bisogno. L'Africa ha dato e continua a dare tanto a noi, noi abbiamo il dovere di consentire loro di non essere più sfruttati, ma bensì restituirgli dignità, andare a scuola, che è una cosa molto importante, è la più grande ricchezza l'educazione. Una grande emozione questa mattina in sala anche guardare i bambini delle scuole salernitane e far capire loro insomma qual è il vantaggio di avere una scuola. Beh, con noi oggi la San Tommaso d'Aquino, la prima scuola che ha aperto il programma mentoring in Italia, parliamo di 20 anni fa, con la dirigente Frigenti che ha subito accolto, ha detto no ma io farò di più, oggi è il momento della presentazione, portare i nostri mentì che sono i bambini che fanno mentoring. E abbiamo ascoltato anche l'intervista di un bambino straordinario, Franco ha praticamente chiesto loro ma che cosa ti ha dato mentoring? Beh, in parole veramente semplici questo bambino ha fatto capire come sta bene a scuola e come ha recuperato il rapporto con la famiglia e con i suoi insegnanti. Questo è mentoring, è dare a tutti i ragazzi una guida e un orientamento. Oggi tutti avrebbero bisogno di un mentore, ma noi iniziamo dai più piccoli. Cilento può tirare un sospiro di sollievo, nessun rischio crollo per il ponte della strada provinciale 45 come era stato paventato nella giornata di ieri dalla provincia, assicurano circa le condizioni in cui si trova il viadotto. Vediamo il servizio. Nessun rischio crollo per il ponticello sulla SP45 nel tratto che attraversa il comune di Agropoli. Dalla provincia di Salerno rassicurano sulle condizioni in cui si trova il viadotto che permette di superare un affluente del Testene in località Madonna del Carmine. Ieri infatti alcuni cittadini ne avevano segnalato lo stato di pericolo, considerato che la struttura ballava letteralmente al transito delle auto. Tanta la preoccupazione considerato che quella via è la principale per bypassare il tratto franato della Cilentana tra Agropoli Sud e Prignano Cilento. Il problema si era già verificato nel 2014 quando una buca si aprì nel manto stradale e per coprirla fu posizionata una lastra d'acciaio. Ieri però si sono segnalati nuovi disagi. Sul posto sono quindi intervenuti gli uomini della Polstrada di Vallo della Lucania e i tecnici della provincia di Salerno, ente competente per l'arteria, che hanno rassicurato tutti. L'unico inconveniente infatti sarebbe lo spostamento della lastra in metallo che verrà immediatamente riposizionata. Intanto, per tutta la giornata di ieri, anche questa mattina, in località Madonna del Carmine, era comunque presente un restringimento della carreggiata che ha creato alcuni disagi. Un break con la pubblicità, tra poco con la seconda parte del TG Oggi News.
Arco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, immergersi nella natura, promuovere attraverso la bicicletta una fruizione sostenibile dell'aria. Sono questi gli obiettivi del ciclo percorso La Via Silente. Vediamo. In bici lungo i sentieri del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, immergersi nella natura e promuovere attraverso la bicicletta una fruizione sostenibile dell'area protetta e del territorio cilentano per 365 giorni l'anno. Partirà da Castelnuovo Cilento il ciclo percorso La Via Silente, che permetterà di apprezzare i meravigliosi scenari naturalistici del Parco Nazionale. L'itinerario da percorrere sarà di circa 600 km in uno dei territori protetti più estesi della penisola. Il progetto La Via Silente sarà presentato nella giornata di domani 14 e di domenica 15 maggio. La manifestazione è organizzata dall'associazione Non M'Annoio, su iniziativa dell'associazione La Via Silente, con il patrocinio del comune di Castelnuovo, della Proloco, del Parco Nazionale e della Regione Campania. Obiettivo del progetto, che mette insieme sport e tradizione, è quello di creare un evento che si trasformi in un expo dell'intero territorio cilentano per incentivare e favorire i flussi turistici verso il parco anche in periodi diversi dalla stagione estiva. La destagionalizzazione degli arrivi e delle presenze può infatti creare un circuito più ampio e diffuso durante l'arco dell'anno, fornendo un'opportunità di sviluppo economico alle comunità locali, attingendo alla loro storia e al richiamo delle eccellenze agroalimentari nell'area. L'iniziativa punta anche ad educare e sensibilizzare le persone al rispetto dell'ambiente e a favorire quindi lo sviluppo di economie ecosostenibili. Stand espositivi e descrittivi mostreranno gli aspetti naturalistici, culturali, architettonici e ovviamente enogastronomici dell'intero tracciato. Tra i vari appuntamenti in calendario, domani alle ore 16, in collaborazione con la BCC dei Comuni Cilentani, si terrà il convegno La Via Silente, Economia per il Territorio. Interverranno Simona Ridolfi, presidente dell'associazione La Via Silente, e Lucio Alfieri, presidente della BCC dei Comuni Cilentani, alla presenza di Corrado Matera, assessore al turismo della Regione Campania, di Maria Ricchiuti, consigliere regionale, Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ed Eros Lamaida, sindaco di Castelnuovo Cilento. Bene, ora diamo uno sguardo alla pagina degli appuntamenti e poi ritorniamo di nuovo in studio. In collaborazione con Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Attenzione, prego! I passeggeri in partenza per Međugorje e Lourdes sono pregati di recarsi presso le migliori agenzie di viaggi per prenotare il loro viaggio di preghiera tutto compreso. Volo, transfer, hotel, bus, guida, tasse e assicurazione a partire da 290 euro. Vola da Salerno è un'esclusiva Travel Before Tour Operator. In tutte le migliori agenzie di viaggi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovasche. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Ben trovati ora alla pagina dello sport. Con il passare delle ore si arricchisce di ulteriori elementi e si complica sempre di più il caso Lanciano. La Procura federale attende le motivazioni della Corte d'Appello per ripartire al contrattacco. Insomma, un vero pasticcio all'italiana. Sono fatti per i perdenti e che la Salernitana, qualora fosse stata più brava, non sarebbe ritrovata a lottare fino all'ultimo per conquistare la salvezza, una cosa è certa. Il campionato di Serie B risulta falsato dal caso Lanciano, che sta assumendo i connotati di un vero e proprio pasticcio in cui in tanti rischiano di perdere la faccia.
Prova ne sia il fatto che FIGC e LegaB abbiano intensificato i contatti per cercare di arrivare quanto prima alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello ha restituito 3 punti agli abruzzesi sulla base di un mero cavillo. L'obiettivo ora è fare presto per evitare che un nuovo processo si celebri a cose fatte, falsando definitivamente la volata salvezza. I tempi però sono serratissimi ed è tutt'altro che scontato che la Procura federale, pronta ad impugnare la sentenza di secondo grado, riesca a spiccare un nuovo deferimento prima della fine di maggio. Il Lanciano è stato riabilitato dalla Corte d'Appello non perché non abbia commesso alcuna infrazione relativa all'omesso pagamento degli emolumenti tesserati, ma solo perché, nell'interpretazione fornita dalla stessa Corte, il deferimento da parte di Palazzi è stato formalizzato nei confronti di un soggetto all'epoca dei fatti squalificato e dunque, sempre secondo la Corte, sprovvisto del potere di firma. In materia però ci sono precedenti che contraddicono questa interpretazione e che sono stati alla base del modus operandi della Procura che ora attende di recepire le motivazioni della sentenza per ripartire all'attacco del Lanciano che, stando ad alcune indiscrezioni, già una ventina di giorni addietro era sicuro che in appello avrebbe ottenuto un cospicuo sconto. Pur recidivo, pur non avendo pagato i propri tesserati dunque, il club frentano ha recuperato 2 punti senza giocare per la questione relativa al destinatario del deferimento, mentre un altro punto è stato restituito agli abruzzesi per la rinuncia di Turchi, marito di Valentina Maio, presidente del Lanciano, alle proprie spettanze. Anche qui ci sarebbe tanto da dire ed obiettare, perché i contratti depositati in Lega dovrebbero essere onorati da ambo le parti senza ricorrere all'escamotage di sorta. Turchi ha rinunciato in quanto tra lui e il massimo dirigente del Lanciano c'è un vincolo affettivo, ma ciò non toglie che i suoi stessi compagni non abbiano percepito gli emolumenti. Preso atto che sulla classifica finale del torneo cadetto graveranno tanti dubbi, è sempre più concreta la possibilità che, a bocce ferme, si apra un lungo iter giudiziario, a meno che la Procura federale non riesca a bruciare per quanto possibile i tempi, riaprendo il processo prima della fine della stagione. In quel caso far slittare i play-out sarebbe un atto di assoluto buonsenso. Intanto nel ritiro romano la Salernitana ha preparato la gara di domani a Cagliari, uomini contati per Menichini che si ritrova a corto di soluzioni e che ricorre al 4-3-3 per provare a tamponare l'emergenza. Vediamo. Niente calcoli e soprattutto niente scuse, pur rabberciata, decimata, acciaccata, come quasi sempre accaduto durante tutta la stagione, la Salernitana deve affrontare la partita di domani a Cagliari con il temperamento e la determinazione di chi sa di giocarsi tanto, se non tutto, assodato che i valori tecnici, classifica alla mano, siano assolutamente a favore della squadra di Rastelli, la Salernitana deve far leva sull'aspetto caratteriale e motivazionale. Il Cagliari ha centrato l'obiettivo, riconquistando la Serie A con 2 turni d'anticipo ed ora, pur volendo togliersi la soddisfazione di sopravanzare il Crotone e pur avendo il dovere morale di onorare fino alla fine il campionato, ragion per cui i sardi non vorranno fare regali neanche alla Provercelli, contro cui chiuderanno la stagione tra 7 giorni, la Salernitana dovrà far valere però le sue motivazioni, che sono di gran lunga superiori. Giocare con il coltello tra i denti, con la disperazione di chi deve salvarsi, questo si chiede Granata, che sono venuti meno sotto l'aspetto caratteriale contro il Modena, mancando del furore agonistico che sarebbe stato lecito attendersi in un match che valeva come uno spareggio. Domani invece sarà proprio questa la componente decisiva e la Salernitana dovrà essere carica e determinata fin dall'avvio. Impossibile fare calcoli perché la salvezza passa attraverso infinite combinazioni. Doveroso però giocarsela fino in fondo, senza lesinare sforzi ed impegno. Uomini contati e scelte obbligate non dovranno costituire un alibi per Menichini e la squadra. Nel 4-3-3 flessibile, varato dal tecnico di Ponsacco, ci sarà il ritorno di Godin in attacco, con lui Donnarumma che farà la spola tra la fascia e l'area di rigore, mentre Nalini e Zito proveranno a sfornare cross al bacio per i due che non vanno in gol dalla gara con Livorno. In mediana, Moro e Pestrin dovranno assicurare filtro ed esperienza, sperando che il palleggio di Gennaro e Soci non li mandi fuori giri. Al Sant'Elia farà caldo in tutti i sensi, ma la Salernitana non dovrà sciogliersi sull'isola. Stasera intanto è il programma l'anticipo tra Perugia e Provercelli, che è destinato ad avere non poche ripercussioni sulla volata salvezza. I piemontesi hanno solo un punto di vantaggio sulle 4 squadre, ora a 42 punti, e poi all'ultima giornata dovranno ospitare il Cagliari. Ci sarebbe da interrogarsi circa l'opportunità di non regalare un campionato già intaccato nella sua credibilità dalla vicenda Lanciano quantomeno un briciolo di regolarità con la disputa in contemporanea di tutte le gare della penultima giornata. L'anticipo di questa sera infatti tra Perugia e Provercelli potrebbe incidere non poco sull'esito della lotta salvezza.
Di questo è consapevole il tecnico degli Umbri, Bisoli, che alla vigilia ha chiarito che i suoi non faranno sconti né alla Pro né al Vicenza, avversario dell'ultima giornata. Dando il giusto peso alle parole di Bisoli, è giusto guardare al match del Curi con grande attenzione, perché la Pro Vercelli ha un solo punto di vantaggio sul quartetto composto da Lanciano, Modena, Salernitana e Latina. I piemontesi sono invischiati a pieno titolo nella bagarre retrocessione, tanto più che all'ultima giornata ospiteranno il Cagliari, fresco di promozione ma tentato dall'idea di chiudere al primo posto. La posizione della Pro Vercelli è cruciale in questa incertissima volata salvezza, perché la squadra di Foscarini potrebbe chiudere a pari punti con le sue più immediate inseguitrici. In linea teorica tutte queste squadre potrebbero ritrovarsi appaiate a quota 43 punti, ma anche a 44, 45 e 46, per una serie di risultati che non si possono scartare a priori. Ed allora va detto che un eventuale arrivo con 5 squadre alla pari andrebbe a discapito della Salernitana, che sarebbe penalizzata dalla classifica avulsa. Gli scenari possibili quando mancano 180 minuti alla fine della stagione regolare sono molteplici, per cui l'unica cosa da fare è pensare al campo. Domani la Salernitana andrà a Cagliari, mentre il Lanciano riceverà la Ternana. Gare interne anche per Modena e Latina, che ospiteranno Pescara e Vicenza. L'Ascoli, che è a quota 46, se la vedrà con Livorno, una delle squadre più danneggiate dalla sentenza Lanciano, e guarda un po' il destino: tra una settimana al Picchi toscani se la vedranno proprio con gli abruzzesi. Già stasera però, al fischio finale di Perugia Pro Vercelli, la matassa potrebbe essere un po' meno intricata, anche se per i verdetti bisognerà necessariamente attendere la sera del 20 maggio. Un break con la pubblicità, tra poco. Il basket sarà l'Andrea Costa Imola, l'avversario dei quarti di finale della Givova Scafati nei playoff promozione del campionato di A2 di basket. Ieri sera si è disputata a gara 5 degli ottavi, in cui Imola ha battuto di misura Siena, conquistando così l'accesso al turno successivo. La serie tra Givova e Imola scatterà lunedì 16 maggio al Palamangolo, dove si disputerà il giorno 18 anche gara 2. Passerà il turno chi vincerà 3 delle 5 gare in programma. La Givova ha dalla sua il fattore campo e potrà giocare in casa l'eventuale bella in calendario il 26 maggio. Il volley, la due principati baronissi si prepara ai playoff per la promozione in B1. Le Irnine non conoscono ancora il nome dell'avversario che dovranno incontrare a partire dal prossimo 25 maggio. Ascoltiamo. Beh sì, quello sicuramente. Penso che più si vince più si vuole continuare a vincere, anche perché naturalmente vincendo lo spirito è sempre più alto, no? Quello che è punto della vittoria. E secondo me, lavorando in palestra, abbiamo ancora del tempo per poter preparare bene quelle partite, che poi non sappiamo neanche contro chi, perché ci sono i quarti di finale da disputare. Però penso che possiamo arrivare con la mentalità giusta e con lo spirito giusto per poter affrontare questi playoff, che comunque sono, si sa, un campionato a parte rispetto alla regular season. Ma io credo che, arrivate in questa situazione, diciamo, dove comunque tutte le altre squadre che disputano i playoff comunque sono arrivate seconde e terze nel loro girone, non credo che un po' tutte abbiano timore di tutte e di nessuna, diciamo, perché alla fine noi non ci conosciamo ancora come squadra, e quindi ora vedremo come andranno queste prime fasi dei playoff. E comunque credo che ci debbano temere da un lato, perché comunque noi crediamo in quello che stiamo facendo, e quindi vorremmo raggiungere l'obiettivo a tutti i costi. Gli accoppiamenti sono dovuti un po' al merito di chi gioca i quarti prima di noi, e un po' anche alla fortuna del fatto che magari noi siamo arrivati come miglior seconda sulle 6 squadre qualificate, e naturalmente gli accoppiamenti, c'è sempre una dose di fortuna che ti può portare a giocare contro una squadra piuttosto che contro un'altra. Però no, temere in particolare nessuna, per motivi logistici forse l'unica un po' più difficile ma da raggiungere è una squadra sarda, e quindi, ma non da temere assolutissimamente. Tutto per questa edizione del TG Oggi News, grazie per averci preferito, appuntamento alle prossime, arrivederci. Vuoi rivedere questo progetto?
programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.